Ciao a tutti, siamo tornati a Firenze per provare un nuovo ristorante stellato. Siamo in Piazza della Signoria, come potete vedere, e in particolare oggi proveremo Borgo San Jacopo. Più una breve recensione, o meglio un ritorno per un ristorante che abbiamo già provato, che è il Santa Elisabetta. Per il Santa Elisabetta proveremo però alcuni piatti, in particolare sono due alla carta più un dolce. Non metterò la recensione completa, soltanto una piccola clip, tanto da rendervi nuovo partecipi come è cambiato il ristorante in quest'anno. Trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I feel all that you I don't want. I had you come right through all that you I feel all that you I had you. Bella glassata. Per accompagnare con questa crema di fave, una crema di pinoli in questo caso, e infine abbiamo diverse consistenze del lamponi. Abbiamo al centro questa crema di lamponi disidratati, di lamponi fermentati, e in cima invece il lampone proprio congelato e disidratato. Grazie. Le diverse consistenze e temperature denotano una ricerca e una complessità per alzare ulteriormente l'asticella. L'impatto visivo appaga l'occhio, con colori brillanti e accesi. Rimane la gemella glassata e la salsa ai pinoli, ma spariscono quelle agli spinaci e al cipollotto, che per me era la migliore. Vengono sostituiti da una alle fave e da quelle ai lamponi. Quest'ultima permette di creare un gioco di consistenze e temperature. Passiamo dalla struttura liquida e tiepida della salsa a quella solida e fredda del frutto ghiacciato. Nel complesso una buona gemella. La materia prima è eccezionale e la cottura è clamorosa, anche se, per la possibilità di cambiare gusto da ogni boccone, ho preferito la precedente. Brutto da dire, ma questa versione l'ho trovata più bella e meno buona. Per il signore invece abbiamo il nostro aviolo, un aviolo viene farcito con una crema di carbonara, accompagnato da una battuta di fasson con il tartufo nero fresco e un fondo di parmigiano. Grazie. Ammetto che il nome mi ha incuriosito. Il confronto con il famoso raviolo alla pergola di Heinz Beck è servito su un piatto d'argento. Il sapore della carbonara non è marcato, anzi, pasta e salse coprono il ripieno. Il sapore del tartufo è ben percepibile, mentre quello della tartare, se abbinato ad altri elementi, scompare. Confesso che mi aspettavo di più, forse per il nome, forse per la complessità della realizzazione. È sicuramente bilanciato, perfettamente a livello di sale, e vi assicuro non è poco. Il gusto è tutto sommato piacevole, ma non mi ha regolato particolari emozioni. Credo più per le aspettative che altro. Lo riprenderei? Sì, ma con riserva. Ecco i due menù, anzi partiamo, questa qui è già la carta. Abbiamo i due menù, ovviamente devono essere per tutto il tavolo, ve li faccio vedere molto rapidamente. Qui c'è ovviamente la carta, quindi è sempre disponibile, senza problemi, pasta, pesce. Tra l'altro c'è la possibilità di servire eventualmente la ricciola o la fassona come antipasto. Sottolineo, coperto 5 euro a persona. Noi probabilmente andremo di due piatti alla carta, anche perché oggi abbiamo fatto il Santa Elisabetta e quindi diventa un po' impegnativo farlo tutto in una stessa giornata. Con farina di mais, ricotta di bufala e poi passiamo alla nostra selezione di canapè che prevede mini montanara, pomodoro e ricotta di provola affumicata, un bignè al pecorino, pere zenzero, una tartelletta al cavolo verza con baccalà e poi cannelle di fegatini di pollo, nocciole, mandorle e cecina fritta. Grazie. A voi. Devo sembra una pizzetta un po' scarsa, poco pomodoro, poca mozzarella, per l'impasto e basta. Sì, è molto strano, c'è una caspra, ricordo tipo un bignè, ma senza il dolce, un po' aspro, vediamo.
questa è forse più interessante, però almeno un gusto forte, bello marcato, c'è la parte bassa, la base che non è croccante, è molliccia, è difficile da... se non ti ricordi cosa detto, l'ultima fegatina, questa di panna. Il cucino è complesso, buone, ma nulla di paragonabile a quelle che abbiamo preso oggi a Santa Elisabetta, cioè proprio il livello è clamoroso di distacco. Tutte sufficientemente accettabili. Abbiamo gnocco di seppia, zest di limone, cremoso al pistacchio, basilico e nero di seppia. Grazie. Un piatto delicato, senza sapori predominanti o accesi. Il gusto marino è quasi assente, mitigato dalla grassezza naturale del pistacchio. Non si percepiscono particolari note acide, aspre, anche perché il limone è limitato alla sola striscetta sopra il raviolo. Temperatura di servizio perfetta, tiepido caldo. È un piatto bilanciato, esteticamente piacevole e senza sbavature di sapidità. Si mangia volentieri. Non è che non sono sapori molto forti, c'è già qualcosa che spicca. Nonostante ci siano tanti ingredienti, la salsina è molto leggera. Allora, tortello con cola di bue, bietolina, fondo di cola di bue e fonduta di castelmagno. Grazie. E voilà. Il gusto è molto particolare, molto. C'è una nota dolciastra, sapidità tutto sommato accettabile, soprattutto la carne si sente tantissimo. Piatto dalla doppia faccia, nei primi bocconi ricorda le piante aromatiche, persistenti, con contorni forti, probabilmente frutto del castelmagno. Il sapore del ripieno è percepibile e di gran qualità. Non è coperto dalla pasta, anzi, viene esaltato. Non è equilibrato, ma molto saporito. Nelle giuste dosi e porzioni sarebbe anche un gran piatto. Qui però non è così. Più si va avanti a mangiare e più si caratterizza per l'eccessiva sapidità. Tra fondo bruno, carne, formaggio, non c'è nessun elemento che bilanci, che attenui il salato. Vi assicuro che al termine avevo la stessa sensazione di bruciore sulle labbra, simile a quella provate con i popcorn al cinema. Il gusto è buono, perché questa porzione incomincia ad essere stucchevole, specialmente arrivando in fondo. Vi assicuro che è veramente sapido. Allora, risotto al pecorino di Pienza, chianina in forma polpettine, poi abbiamo cicoria e zafferano. Prova ad analizzare gli ingredienti. La cicoria è un ortaggio amarognolo che contrasta bene il sapore dolce e aromatico tenente al latte del pecorino. Lo zafferano è invece un gusto intenso, penetrante, unico nel suo genere. La chianina, elegante al palato, ha una scarsa presenza di grasso, ma mantiene una succulenza piacevole. Il mix dovrebbe essere una bomba, ma purtroppo dopo i primi apprezzamenti il tutto scema. La carne è evidentemente poca, non riesce a spezzare come dovrebbe la monotonia con cui ci si ritrova a fare i conti dopo i primi bocconi. Se ben chiaro, sono stato contento che fosse bilanciato il giusto, senza dovermi scolare per la sapidità mezza bottiglia d'acqua. Però mi aspetto sempre quel guizzo in più, che qui ahimè non ho trovato. Il risotto sommato discretamente passabile. Gusto abbastanza piatto, monotono, decisamente meglio i ravioli di prima, però difficile promuoverlo, anche perché a ogni boccone comunque non c'è mai un gusto un po' più forte, un po' che ti svegli, quindi arrivi a metà che veramente sei stanco del solito gusto. Mentre vi lascio alle immagini della piccola pasticceria, vi do il mio giudizio. La location è incredibilmente romantica, con vista a mare. Il ristorante però non mi ha convinto. La differenza con il Santa Elisabetta è marcata e nitida, sia negli impiattamenti che nella ricercatezza dei sapori. Alcuni piatti erano sbilanciati, troppo salati, tra cui anche l'uovo dell'altro commensale, mentre altri senza carattere. Quando su 4 piatti 2 sono in là con il sale, purtroppo non posso promuoverlo. Per la mia esperienza, dovessi dare una valutazione, è un 5. Confido però che sia stata una brutta serata. Può capitare in fondo. Questo è il mio giudizio e vi attendo con il prossimo video. Make me feel like this.